ci troviamo in compagnia di Gianni Pasqua Roxy, uno dei più grandi collezionisti che abbiamo in Italia, un antiquario della magia, come non penso ce ne siano altri. Ha iniziato da bambino, mi dicevi prima, a 7 anni? Sì, 7 anni. Prima come mago e dopo come appassionato di collezionismo? Prima facevo un paio di giochetti così, proprio come fanno i bambini con le scatole di... Di Silvan? No, non c'era ancora. No, o meglio, forse c'era, ma era all'estero a lavorare. Stiamo parlando degli anni 50. Scatole di Topolino, quelle cose lì, Paperino. E poi il primo volume importante quando l'hai finito? E l'ho acquistato che cominciavo a fare le scuole superiori. Te lo ricordi come il primo amore? Rossetti, magia delle carte, e il trucco c'è ma non si vede, che me li ha regalati mio fratello per Natale. E si è aperto qualcosa? E lì, si è aperto tutto quello che, quel poco che avevo appreso di magia negli anni passati. E poi mi sono dedicato, scoprendo che c'erano tanti libri vecchi, mi sono dedicato a cercarli e a collezionarli. Poi la mia collezione è esplosa. All'epoca non venivi da una famiglia ricchissima? No. Come fa una persona normale ad arrivare ad avere la più grande collezione di libri magici? È stata molto dura perché innanzitutto 50 anni fa non è che i genitori erano abituati a dare X centinaia di lire al figlio perché era Natale o perché era soltanto domenica, e quindi i soldi ce n'erano pochissimi, e comunque con quel poco che avevo me li mettevo già da parte, spendevo solo per la magia, e quando trovavo qualche libro che costava di più l'antiquario me le metteva da parte. Mi ricordo che una volta volevo comprarmi un libro che costava molto caro, costava 5 volte quello che era lo stipendio medio di un padre di famiglia. Quando glielo ho detto a mio padre è rimasto così, io gli ho detto comunque glielo pagherò quando avrò i soldi, perché facevo già qualche spettacolino. E mi ricordo che questo signore aveva questo libro in mano, era un libro del 1600, io ne stavo andando via, ho detto ok, allora me lo tenga, io le ho già dato un po' di soldi adesso, tutti i mesi vengo e le porto qualcosa, poi ritiro il libro. Vado, ho fatto 4 passi e mi sento dire, ehi ragazzo, hai dimenticato, e ha avuto paura che dice, mi chiede ancora dei soldi, qualche cosa, non avrei potuto darglieli, e mi ha detto, hai dimenticato il libro. E quella è stata per me proprio una soddisfazione proprio incredibile, e gli ho detto lo prendo quando finito di pagarlo, e fa no, prendilo pure subito, ma ricordati che mi devi pagare. E quello è stata una soddisfazione, come ho detto prima, per me incredibile. Ma quando tu prendi un libro del 1600, del 1400, tu hai anche libri del 1300 italiani che parlano di magia? I primi libri, che indipendentemente che fossero di magia, qualunque cosa altra, erano a partire da fine 400. E prima... fine del 1400. In Inghilterra sarebbero arrivati un secolo dopo? No, in Inghilterra stampavano già anche in quella data, ma non libri di magia. Poi circa 50-60 anni successivamente hanno stampato anche libri di magia. Quando tu ricevi uno di questi libri, non è scritto in italiano corrente? È scritto Sono scritti diciamo in volgare oppure in inglese o in francese. In inglese non li considero tanto perché non mi interessa, anche se capisco l'inglese, non mi interessa quella parte di storia lì. In francese sì, perché in italiano antico, che era latino praticamente, e quindi acquisto e colleziono anche quelli. Ma tu li traduci? Cioè una volta che li hai, li leggi? Li ho letti praticamente tutti. Certo che ci sono dei libri dei quali magari ne ho 10 edizioni diverse, e non è che li leggo 10 volte la stessa cosa. Certo. Leggo le pagine che mi interessano sulla prima edizione, e poi la confronto con l'ultima, perché nel frattempo magari sono passati 150 anni e è stato aggiunto qualche cosa. Se non c'è altre edizioni mi basta, leggo quella e mi sono fatto la documentazione di cui ho bisogno. Ci sono certi libri dei quali ne ho 15-20 edizioni, tutte diverse, che li tengo così per il piacere di averli tutti e per poterli confrontare uno con l'altro. Poi avevo sempre un vecchio progetto di scrivere una bibliografia
ma ho visto che, siccome sono un opignolo, ho visto che la cosa non mi era consentita perché le ricerche, come voglio farle io, forse si potranno fare fra 20 anni. Quando non abbiamo iniziato, che avevi 7 anni e hai comprato il primo libro, sì. Adesso 60 anni dopo? No, non era il primo libro, erano gli inserti che c'erano dentro il Corrierino dei Piccoli, quelle così, le pagine che parlavano di giochi di prestigio. E dopo? Dopo 60? Avevo 7 anni, adesso ne ho più di 60, ma non so 66, quanti. 60, non so esattamente forse. Dopo il problema che dico. Sì, 64. Cosa vuoi sapere? E adesso invece quanti libri ha la tua biblioteca? Mi sembra oltre 3.000. Che parlano esclusivamente di magia? Esclusivamente di magia, e sono datati da fine 400, inizio 500, fino a 1899. Poi gli altri libri sono quelli scritti successivamente, però sono libri di referenza che mi servono per gli studi. Però i libri di prestigio che spiegano i giochi del 1900 non li ho più acquistati, se no avrei dovuto comprarmi un'altra casa. Immagino, come ha fatto Ali Bongo, che ha comprato un appartamento vicino. Esatto. Abbiamo saputo una notizia bruttissima quest'inverno, poco prima di Natale, che purtroppo non sei stato benissimo. No, ho avuto un'ischemia. Ho fatto un'ischemia, fortunatamente non è stata una cosa dolorosa, sono stato bene, sono stato in ospedale poco meno di un mese, da quando sono uscito, perché è successo 6 mesi fa, non questo, da quando sono uscito ho cominciato la riabilitazione, effettivamente fisicamente mi sento bene, ma per la memoria e tutto il resto ho ancora dei problemi. La cosa che non mi rende contento è che praticamente ho perso 8 mesi della mia vita e non riesco a leggere i libri di magia e non riesco a scrivere nulla se non sciocchezze. E questo mi dispiace, perché alla mia età mi dispiace troppo. Hai perso 8 mesi di vita, però tra un po' ritorni alla grandissima. L'altra sera è stata una cosa commovente, molto molto commovente, quando durante il gala è stato ricordato che tutto questo ha avuto inizio grazie a pochissime persone che hanno avuto il coraggio di iniziare una nuova strada difficile, impossibile, un sogno irrealizzabile. Abbiamo realizzato, l'avete realizzato, quindi era 12 o 13 volte, 12, negli anni avvenivano oltre ogni 3 anni, mi sembra. E quindi il congresso di Samesan è stato organizzato da te e da Victor Balli. Ognuno aveva, eravamo in due, avevamo dei compiti ben precisi. Giovanissimi, tra l'altro. Abbastanza, non proprio giovanissimi, c'era Victor Balli, io, e poi c'era anche Cipriano Candeli, che bisogna ricordarlo per questo, perché lui si interessava della parte amministrativa, segretario tutto, e diciamo che non era come adesso, apri il computer, guarda quanti iscritti abbiamo, lì le cose si facevano a mano, si contavano. Però con tanta buona volontà ce l'abbiamo fatta e abbiamo creato sempre dei bei congressi che ci li ha invidiati tutta Europa e anche tutto il mondo. Mi ricordo in particolare, non la data, ma c'è stato un congresso che era negli anni 80, per quegli anni lì avere così tante differenti nazioni partecipanti è stato un grosso record, e erano presenti, se non vado errato, 35 o 36 nazioni diverse. Per un congresso italiano, però a partecipazione straniera, perché un congresso italiano a partecipazione straniera, per noi è stata una soddisfazione immensa, perché abitualmente fino agli anni precedenti, quando ci parliamo, sì, c'erano anche degli stranieri, 10-12 persone, quell'anno lì erano oltre 35. Roxy, io l'altra sera ci siamo emozionati tutti quanti. Anch'io. Ma cosa si prova a fare quella gradinata con tutta una standing ovation che non finisce più e con Silvan che si alza alla prima fila per accompagnarti fino a lì? Riesci a trasformarla in parole questo? No, perché mi rimetterei a piangere come è successo. Ma innanzitutto hanno nominato sia Victor Balli prima e poi hanno nominato me. Io stavo per andarmene perché ero molto stanco, sai che ti ho detto, sono stato malato e
molto stanco. Poi ho sentito uno di corsa, Rossi, Rossi, stanno parlando di te, ma come? E poi sono andato dentro, ho detto eccolo qua. Allora un po' frastornato sono sceso e mi sono trovato lì. Poi, data la situazione, tutto, mi sono trovato proprio preso d'improvviso così e non riuscivo più a parlare, mi sono messo a piangere per la grande soddisfazione che avevo. In modo particolare devo ringraziare Silvan perché è stato di una squisitezza incredibile, che mi ha preso per mano, mi ha accompagnato lì e io non riuscivo a parlare perché non mi rendevo conto che ci fosse quello, che è stata un'improvvisata che ho gradito moltissimo, sì. ma dopo, perché sul momento non capivo che cosa mi stesse succedendo. Sì, purtroppo sì. Io ho anche dei problemi per ambientarmi, perché questa malattia passerà tutto. Sì, passerà. Io avevo sentito veramente delle notizie, mi hanno preoccupato tantissimo sulla tua salute e vederti qua così per me per me di più, guarda. Ti assicuro. Ok, ti ringrazio. Ciao a tutti, arrivederci.